Stadio Immergas Green Arena di Sorbolo sta per avere inizio la gara tra il Lentigione, formazione di Serie D, e il Parma Calcio, formazione Primavera. Agli ordini del signor Francesco Salmi, la formazione del Lentigione giocherà con la casacca rossa, mentre per quanto riguarda il Parma Primavera, allenato da Marco Veronese, casacca gialla. Stanno per entrare in campo le due formazioni. Diamo subito lettura degli schieramenti. Il Parma gioca con il numero 1 Martin Turk, il numero 2 Reinaldo Radu, il numero 3 Ruiz Daniel Jodar, il numero 4 Marco Daloia, il numero 5 Abdulate Bane, il numero 6 Botond Balog, il numero 7 Sambali Keita, il numero 8 Kosnowski, il numero 9 Jakub Stefancin, il numero 10 Napoletano, il numero 11 Patricio Goglino. Per quanto riguarda il Lentigione, il numero 1 sarà Rossi Matteo, il numero 2 Zaccariello, il numero 3 Maffezzoli, il numero 4 Nicolò Scalini, il numero 5 Lorenzo Dall'Osso, il numero 6 Alessandro Denti, il numero 7 Lorenzo Caprioni, il numero 8 Domenico Parisi, il numero 9 Bernasconi, il numero 10 Ayman Bouaili e il numero 11 Mohamed Kane. Per quanto riguarda le panchine, i giocatori che entreranno nella seconda frazione di gioco, il numero 12 è Filippo Rinaldi per quanto riguarda il Parma, il numero 13 è Si Frank Yen, il numero 14 Cristian Casarini, il numero 15 Matteo Lucarelli, il numero 15 Moussa Kone, il numero 17 Ahmed Ankra, il numero 18 Gaspare Miceli, il numero 19 Pier Paolo Passarini, il numero 20 è Pio Trezza, il numero 21 Artistico. Per quanto riguarda il Lentigione, il numero 12 Cheli, il numero 13 Piccinini, il numero 14 Toma, il numero 15 Zagnoni, il numero 16 Tamagnini, il numero 17 Palmiero, il numero 18 Montipò, il numero 19 Aibolà, il numero 20 Mussini e il numero 21 Castelluzzo. Tutto pronto per l'inizio della gara. L'arbitro consulta i propri collaboratori, quindi dalla sinistra attaccherà il Lentigione in casacca rossa, dalla destra l'attacco del Parma Primavera in casacca gialla. Fischio dell'arbitro, inizio della partita con le due squadre che si affrontano appunto su questo terreno sintetico del Immergas. Basso non gli va certo, non lo soddisfa certo, vuole già in queste prime battute una squadra più presente, soprattutto una squadra che attacchi con un ritmo superiore. Attenzione a questa traversa, tocca la traversa e termina in campo il portiere Turk per abbandonare. Uno dei Scalini per Zaccariello, ancora Scalini in avanti, è buona la posizione di Caprioni, non c'è fuori gioco, tu per tu con il portiere, lo dribbla ancora Caprioni, tiro, rete, vantaggio per il Lentigione con il gol di Caprioni scattato sul filo del fuorigioco. Ma la difesa del Lentigione cerca ora Bernasconi di far salire la squadra difendendo la palla sull'attacco di Bane. All'indietro, attenzione, Stefancini può approfittare ancora, però sciupa con questo tiro, una grande leggerezza. Maffezzoli evita il tremento di Goglino, poi c'è l'intervento irregolare di Radu e Dani di Parisi che fa subito scattare veloce la formazione del Lentigione con Caprioni, ora Bernasconi, ancora il pallone per Caprioni che intende la stoppa con il petto, poi sul sinistro il tiro e il raddoppio di Caprioni che confeziona un'altra bellissima conclusione, questa volta con il mancino per il numero 7. Inizia il secondo tempo dell'incontro tra Lentigione e Parma Primavera. Dopo i primi 45 minuti, 2-0 il risultato in favore del Lentigione per effetto dei gol segnati da Caprioni, il giocatore con il numero 7 che è ancora in campo per il Lentigione, mentre sono stati operati numerose sostituzioni. Vediamo questa azione d'attacco del numero 20 del Parma, Trezza, fermato dal guardalinea per posizione di fuori gioco. Ora il Parma gioca con il difensore esterno destro, il numero 13 Yen, i due centrali sono il numero 15 Matteo Lucarelli e il numero
14 Casarini, mentre vediamo ora il lentigione in possesso di palle Tamagnini, uno dei subentrati, sta manovrando ancora Tamagnini, l'apertura è sulla destra all'indietro per Palmiero, che è uno dei nuovi centrali, entrato al posto di Denti, ora è Dall'Osso, lo scambio con Toma, nuovamente Dall'Osso. Il cambio anche del portiere, termina a terra sull'attacco del numero 17 Ancra, punizione battuta Dall'Osso sulla sinistra per Toma, intervento del portiere con la maglia numero 13 Yen, ora Ancra, mentre è rimasto a terra il giocatore del lentigione nell'azione precedente, si tratta di Tamagnini, che si è rialzato, si rialza comunque Tamagnini, era caduto sul pallone, naturalmente sempre in accidenti abbastanza spiacevoli, in questo caso comunque si riprende con il Parma, che può quindi manovrare con la propria linea di centrali, manovra numero 16 con Yen. All'indietro tocco da parte di Goglino, che è uno dei superstiti del primo tempo tra le file del Parma. Numero 14 Casarini. Interrompe bene l'azione il numero 18 Montipò. In avanti sono rimasti la coppia Caprioni e Bernasconi per quanto riguarda il lentigione. Tamagnini cambia con Dell'Osso, parla un po' difficile, ancora Dell'Osso all'indietro, sull'attacco di Ancra, viene servito Toma, evita l'intervento di Yen, ancora Goglino che subisce la carica di Tamagnini, calcio di punizione quindi per la formazione del Parma, Lucarelli, cambio di gioco sulla sinistra, ancora in campo il numero 3 Jodà, servito Yen, ancora Yen, pallone ancora in campo, giudizio dell'assistente, scambio tra Lucarelli e Casarini, che sono i due nuovi centrali del Parma. Parma che mantiene ancora in campo il numero 1 Turk, mentre ha cambiato anche il portiere lentigione, ora il numero 12 Chieli. All'indietro ancora Chieli, scambio all'interno dell'area con Dell'Osso, finisce su Tamagnini, l'anticipo da parte di Yen, Goglino si libera bene di Toma, converte sul centro, dà in avanti, pallone che penetra ma non serve il numero 9 Stefancin, che si era fermato, riparte quindi il lentigione con Zagnoni, l'altura sulla destra, Buali viene colto in controtempo, Jodà riesce a avere meglio, Passarin, l'apertura sulla sinistra ancora per Goglino, cieca Cra, ma subisce la rimonta da parte di Zagnoni, scatta Bernasconi, può recuperare la palla Lucarelli, scambia con Casarino, ancora Jodà, intercetta bene Bernasconi, può partire, viene fermato, ma ancora Bernasconi resiste alla doppia carica e può ancora avanzare, ancora all'indietro per Zagnoni, sull'attacco del numero 19 Passarini, un pallone ancora per il traversone dalla destra, esce il portiere Turco, il traversone effettuato dal numero 13 Piccinini, nel lentigione gioca con Chieli tra i pali, Piccinini e Toma difensori esterni, a destra Piccinini, a sinistra Toma, i due centrali sono Dell'Osso e Palmiero, centrocampo con Zagnoni, Buali e Tamagnini, sul tre quarti gioca il numero 18 Montipò, in avanti confermati Caprioni e Bernasconi.
18 Micheli che gioca davanti alla difesa per il Parma al posto di Daloia. Ora cerchiamo di ricostruire anche lo schieramento del Parma che mantiene il 4-3-3. Vediamo ora il numero 5 della formazione del Lentigione, là in avanti dall'osso per l'aggancio un po' problematico da parte di Toma. Viene bene su di lui Yen, che subisce però carica d'opera appunto di Toma, e quindi assistiamo ad un calcio di punizione in favore della squadra del Parma. Battuto da Yen, scambia con Lucarelli, Casarini. Giodar, si fa vedere Stefancini, servito Micheli. L'apertura ancora per Yen. L'attacco di Tamagnini, avanza ancora Yen. Viene fermato proprio dal tenace Tamagnini. Ora il contrasto è tra Goglino e Toma. Ancora Goglino riesce a avere meglio, molto caparbiamente, però poi trova nel raddoppio di Zanioni una barriera e quindi non può proseguire la sua azione, però riesce a guadagnare una rimessa laterale alla formazione del Parma. Chiamiamo anche il secondo portiere del Parma, il numero 12 Rinaldi, al posto di Turk, quindi dovrebbe essere completato quasi tutti i cambi. Zagnoni, dell'osso, ancora Zagnoni. Numero 13 Piccinini, ora fa l'interno, è stato proprio un cambio tra le file del Lentigione. Vediamo l'apertura per Caprioni. Al posto di Boali è rientrato il numero 2 Zaccariello. Per quanto riguarda il Lentigione, Zagnoni cerca la penetrazione centrale, riesce a dare un ottimo pallone sulla destra per Caprioni, che ne ha messo giù. Calcio di rigore in favore del Lentigione, andato a fintare con il destro, è rientrato verso il centro e ha colto naturalmente in controtempo l'avversario che lo ha messo giù. Quindi calcio di rigore in favore del Lentigione. Sul punto di battuta il capitano Bernasconi. Guardiamo Lentigione 2-0 per primo tempo. Queste prime battute della ripresa usufruisce di questo tiro dagli 11 metri. Parte Bernasconi, tiro fuori, graziato il neo entrato portiere Filippo Rinaldi, che serve per il Lentigione. Se ne incarica Bernasconi. Traiettoria rientrare, colpo di testa, la palla sul palo, parata, ancora carica forse sul portiere. È stato il colpo di testa dello specialista Vero, è un buon risultato per la squadra, cerca di contenere gli attacchi del Parma, quindi ha uno schieramento un po' più prudente. Tamagnini. Mossini, Piccinini, Palmiero, Denti, Zagnoni, all'indietro per Palmiero sull'attacco di Stefancini, però Palmiero se la cava bene, esce da campo, però dà un pallone in controtempo, attenzione al break di Napoletano, il tiro, rete! E c'è il gol del Parma, che ha corso alle distanze con Napoletano dopo l'incertezza. La rimessa di Yen. Pallone per Cone. Casarini. Accra cerca e trova Napoletano, che cerca di saltare il numero 17 Palmiero. Ancora Napoletano entra in area. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Parma, fermato 2 contro 1. Aveva saltato bene Napoletano Palmiero. È arrivato anche il raddoppio irregolare e quindi assisteremo ad un calcio di rigore. La battuta per il Parma andrà al numero 15 Lucarelli. La possibilità del pareggio per il Parma Primavera dopo essere stato sotto di 2 gol nei confronti del Lentigione. Fischio dell'arbitro. Parte Lucarelli, tiro, rete, e c'è il pareggio del Parma, 2-2 il risultato. E da Toma,
sinistro di Coni, destro di Miceli. Parte Miceli, pallone in mezzo, allontana in testa Zagnoni, fischio dell'arbitro, finisce l'incontro sul 2-2 Parma Primavera e Lentigione, dopo un primo tempo in cui il Lentigione aveva avuto la meglio con la doppietta di Caprioli. All'inizio di ripresa c'è stato il rigore sbagliato da Bernasconi, poi il Parma da prima ha accorciato distanze con Napoletano, poi con lo stesso Napoletano si è procurato un calcio di rigore che ha trasformato Lucarelli per il finale 2-2. È tutto, grazie per la cortese attenzione, buonasera.